Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Vediamo le principali: la manovra, ritardi nei lavori in commissione bilancio, slitta giovedì l'approdo in aula alla capigruppo di Montecitorio. Visto lo stallo in commissione, rimanda di un giorno l'aula. Il governo porrà la questione di fiducia, voto atteso alle 11 di venerdì. Se il Parlamento ritenesse di non modificarlo per il MEF, il testo approvato in Consiglio dei Ministri sarà quello sul quale si porrà la fiducia, con l'eccezione della riformulazione sul POS, quello che dicono le fonti appunto del governo. La Procura federale del Belgio avvierà un'indagine sulle ripetute fughe di notizie sul caso Qatargate. Le fughe di notizie sulla stampa possono infatti mettere in pericolo il dossier, motivo per cui stiamo avviando un'indagine per violazione del segreto professionale. Intanto sequestrata la casa a Figa Talamanca. È stato confermato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, responsabile dell'attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano del 2006. Rimarrà al carcere duro. Incidente mortale a Ucrea, in provincia di Messina. La vittima, un operaio di 49 anni che stava eseguendo lavori in un cantiere per la messa in sicurezza del territorio. L'uomo, alla guida di una betoniera, è uscito fuori strada finendo in una scarpata. Inutili i soccorsi. La guerra ucraina-russa. Il reporter Claudio Locatelli e il fotografo Nicolò Celesti sono stati colpiti mentre erano in auto, per loro ferite lievi, esplosione di un gasdotto poi verso l'Ucraina. La situazione nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, è estremamente difficile, e quanto ha detto il presidente russo. Anticiclone di Natale anche quest'anno, come lo scorso Natale, le temperature saranno anche 7-8 gradi oltre la media del periodo. L'anticiclone dominerà per almeno una settimana a partire da giovedì, ma non sarà soleggiato ovunque. Su pianura padana, Liguria e Tirreno il cielo sarà grigio e si avranno piogge a tratti. Caldo invece anomalo e bel tempo saranno protagonisti soprattutto in montagna, sulle regioni adriatiche e a sud, con le massime di 20-22 gradi. In Sicilia si sfioreranno i 25 gradi. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.